Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un video un po' insolito. E mo vi spiego perché. Allora, praticamente mio padre ha aperto la postina, che ha messo le cose nella buca delle lettere, come al solito. Lei viene, mi pare, un paio di volte a settimana, dipende cosa deve portare. Al che ha aspettato che lei andasse via, è andata a prendere la posta all'interno della buca delle lettere. E all'interno della mia buca c'era questa letterina. Ora, io non so, sinceramente, se è da parte di qualcuno di voi, oppure no, perché non è la prima volta che mi succede di ricevere una letterina a casa da parte dei fan, oppure slime, oppure altre cose, ma ricordiamo anche in passato cosa ho ricevuto a casa, di lettere anche abbastanza strane, quindi sono un po' perplessa e un po', diciamo, preoccupata e titubante del fatto di aprire questa cosa. C'è scritto solo per Yolanda. Infatti mio padre ha detto, ma che è sta cosa? Prendila, l'ho presa, e ho detto, ci voglio fare un video, sono molto molto curiosa e non vorrei cincischiare nell'aspettare. Secondo voi di chi è sta lettera? No, non l'avete letto nel titolo? Io in questo momento non so di chi sia, però voi lo sapete già perché l'avete letto dal titolo. Io non ne ho la più pallida idea, quindi adesso andiamo a vedere chi è. Io sono vestita anche abbastanza come si deve perché sono mezzogiorno e Daniele mi sta venendo a prendere con la macchina che dobbiamo andare a casa sua. Quindi dobbiamo andare a casa di Daniele e niente, quindi gliene parlerò pure a lui di questa lettera. È un video fatto a cavoletto perché sinceramente non avevo la più pallida idea di che cosa fosse sta cosa. Vabbè, io voglio rendervi partecipi di tutto, è come se fosse una specie di vlog questo coso. Come si apre sta cosa? Allora, vediamo. Mi dispiace rompere, no? C'è qualcosa dentro, no? Ok. Credevo ci fossero glitter o cose, no. Ok, si è scritto solo per Yolanda. Non lo so, vediamo un po'. Qualche letterina di qualche fan. Vediamo. Allora, la leggo un attimo io. Allora, copro un attimo qua. Non è una lettera di una fan, ma è una lettera di una persona che non ho la felicità di leggere, più che altro io. Ok, non so come dirgliela a Daniele più che altro adesso. Allora, io ora ve la leggo ovviamente ad alta voce questa lettera. Più che altro, com'è possibile una cosa del genere? Cioè, com'è potuto succedere? Allora, ora vi spiego. Questa lettera è di un mio ex. L'abbiamo messa dentro la buca delle lettere. Perché io sto in un palazzo. Quindi o ha trovato il portone aperto, oppure, non lo so, come ha fatto, si è fatta aprire. Boh, non lo so. Ora ve la leggo. Però poi Daniele, perché io non nascondo mai niente a Daniele e quindi Daniele lo deve sapere. Allora, è da tanto che non ti scrivo, non avevo il coraggio perché sapevo che tu non avresti apprezzato. E direi anche sì, io non lo so se questo elemento guarda i miei video, però no, non ho apprezzato. No, ti prego, mai più, nella vita proprio. Poi mi hai bloccato ovunque, non sapevo come contattarti, e direi anche meglio così. Questo era l'unico modo per farmi sentire. Ho sbagliato ancora, lo so. Sono talmente, guardate, non lo so. Mi stesso che sono arrabbiatissima, che mi viene da spaccare qualcosa. Ti ho vista anche in macchina, assieme al tuo fidanzato o marito. Ma che? Ora non so, ma è una presa in giro? So solo che io ti penso ancora dopo tutti questi anni. Ma io spero che non sia una presa in giro perché veramente mi arrabbio. Sei stato il mio più grande amore, sappi che con te non ho sbagliato come tu penserai. In tutti questi anni ti sei fatto un'opinione sbagliata di me, quindi volevo chiarire questa cosa di incontrarti per un'ultima volta per specificarlo da vicino. Altrimenti la mia coscienza non prende pace, non la fa prendere pace, bello mio. Io spero che sia un troll perché veramente non ho parole. Dopo di te ho avuto altre storie, cioè, che me ne importa, cioè, ma ragazzi, ora esce fuori la napoletanità che c'è in me, sappiatelo. Nulla di serio, perché solo te che volevo... Mi viene da ridere, amici. No, no, non è possibile. Gli errori sono stati tanti e so anche che sono stato poco presente. No, ragazzi, questo non è un troll. Non è un troll, perché ci sono delle cose scritte che solo quella persona poteva sapere, quindi non è un troll. Eravamo più giovani ed immaturi e quindi non eravamo consapevoli di ciò che facevamo. Come ti ho chiesto prima, quindi, vorrei un'ultima possibilità per vederti, ma stai fuori.
spiegarti, ti va di incontrarci per l'ultima volta? Cioè, mi ha lasciato il suo numero di il suo numero. Sta fuori. Contattami su WhatsApp. Ma anche no, grazie, ma sei fuori. La speranza è l'ultima a svanire. Io ci spero sempre in un tuo ritorno dopo tutti questi anni. Non so quanti ne sono passati, 10, ma io ne farei passare anche 50. Oramai sei una bellissima donna, io sarei un uomo completo solo con te, ma stai a forno, ragazzi, questo non lo so. Allora, non penso sia un fake, perché il numero io non me lo ricordo, sono passati più di 11 anni, che se non ricordo più un numero esiste. Allora, prima di tutto vorrei capire, voi cosa ne pensate di questa cosa? Cioè, io come dovrei reagire in questo modo? Prima di tutto io lo dico sicuro a Daniele, anche perché ovviamente Daniele è il mio compagno, cioè il mio fidanzato, il mio compagno per la vita, non posso nascondergli questo pezzo di carta che mi è arrivato, che per me è una cosa inutile, totalmente irrilevante, cioè non ha significato per me questa cosa, però per Daniele potrebbe avere un significato, quindi glielo devo dire. Ecco, più che altro Daniele adesso mi ha scritto su WhatsApp, ottimo, e mi ha detto che sta quasi giù casa mia e io lo devo andare ad aprire. Ecco qua, sono quasi arrivato, mi ha scritto. Ragazzi, devo andare ad aprire a Daniele e lo faccio venire. Aspettate, ancora che mi scrive. Vieni giù, ma gli dico. Sali a casa perché ti devo far vedere un attimo una cosa. Sta giù, lo vado un attimo ad aprire. Che c'è? Ah, Ah, ce si è ne posato il giubbino, aspetta. andiamo. Ce ne andiamo subito, però ti devo far vedere un attimo una cosa. Allora, Che stai facendo? è un video che in realtà non credevo di dover registrare, però in realtà registro perché credevo fosse una cosa da parte di una fan. Sappi che per me questa cosa non è. Buongiorno, ragazzi, scusate. Sappi che per me questa cosa non vale niente? Allora, leggila. Io già l'ho letta loro. Io ho fatto tutto. Ho registrato sto video perché ho detto, oh, mo registro sto video. È una cosa che mi è arrivata così all'improvviso. Poi io ho delle brutte esperienze in questo fatto di case mie lettere, viaggi fogli di giornale. Quindi Dai, non. otto fidanzato, otto marito. Ma chi è? Vorrei capire, però leggi e capirai. In Vabbè. teoria, io non capisco, ma chi se boh, a me. Ci cioè, ma ti ha Cioè, lasciato pure un numero? mi ha lasciato il numero di telefono. Cioè, ci ha fatto apposta? Mio padre stamattina è andato ad aprire la postina. La postina ha lasciato le cose nelle lettere. È andato ad aprire e ha trovato sta busta. Sta cosa è per te. Cioè, scritto Yolanda, sai, credevo fosse la scrittura di un bambino, bambina, qualcuno. Che ne so io. Sono andata ad aprire. Ho detto, mo, infatti, ho visto, ho detto, fa che ci sia glitter, cose dentro. Credevo che cadessero. Sono andata ad aprire e ho trovato sta Ma cosa. che sta ancora che scrive? Cioè, è normale sta Io. cosa? No, Non non è lo normale. so. Infatti, Cioè, vorrei ma poi lo capire. chiamo io e gli dico che ha rotto le scatole. Cioè, sì, poi la cosa bella è che purtroppo l'abbiamo anche incontrato. La cosa bella è che purtroppo l'abbiamo anche incontrato alcune volte. Però poi si sono fatti i fatti suoi. Ma Cioè, noi improvvisamente l'abbiamo nel scrive. senso incontrato, nel senso Di che uno lo vista, vedeva di vabbè. sfuggita, andava alla macchina, infatti avevo pure Sì, a scritto. voi che. Cioè, la città poi è quella. No, se ci andassi io. Ma che ci vai, di scemo? No, ma che ci vai? Certo. Tanto si scoccerà, cioè si va a scocciare. Fortunatamente, a parte questo, non è che chissà cosa ha fatto. Cioè, là, sinceramente, non vuoi sapere niente. Mamma mia, basta. Cioè, sta storia, ma avete quanti anni? Cioè, questo ogni 3 anni, 2 anni torna in E io non auge. capisco che problemi Ma l'hai abbia. folgorato a chi, praticamente. Raga, perdonatemi se sto un po' agitato, però penso che sarò male. No, Però. poi, esattamente di queste cose, uno non sa manco come comportarsi, sinceramente. Io sono molto pacifico, poi, non è che sono molto per la parlata, eccetera, Io eccetera. avevo iniziato questo video col sorriso, sinceramente, perché credevo che Ah, fosse. bello sorriso. No, credevo che fosse una lettera di Ah, di qualcuno. una fan. Vista la scrittura qua. Appunto. Sembrava di una bambina, in realtà. Oltre questo non si è mai spinto. Poi se ecco che ricomincia come proprio l'inizio inizio. Che non so se avete E se ci visto. vado No, veramente? e là non ci aveva niente, no. Perché è un personaggio proprio che non vai esiliato. Sono quei tipi di persone che tu non va così, non va pensato. Pure a me una volta mi arriva una chiamata strana, boh, ti va. Vero. Pure su WhatsApp. Forse non lo dicessi nei video, però pure a me No, una arrivò. chiamata. No, una chiamata sì con l'anonimo, Ma mi molti anni ricordo. fa, non so poi come E che poi caspita ha avuto il come ha fatto numero. ad avere il numero, Non non lo lo so so. perché come fai. Comunque io te lo dico e te lo ripeto per me e no. Cioè no, pia sta cosa e te ne ammonnezze. No, non scherziamo proprio. Niente amici, avevo iniziato questo video con felicità, amore, tesoro, credevo fosse una lettera di un fan con qualche regalino vostro, Non so dire, invece. fan. Cioè proprio come la Infatti. giornata ha preso una svolta completamente diversa. Mamma mia. Vabbè, niente amici, fatemi sapere nei commenti che non c'è niente da pensare, non c'è nulla da scrivere, io non. No, cosa fareste Come voi mi a devo posto nostro? comportare? Cioè, sinceramente, io ti ho detto, io non darei importanza. Perché finché è una lettera, non va data No, come importanza. mi devo comportare? Non lo so, vabbè. Ok, Cioè. volevo.
rendervi partecipi di una cosa bella, ma in realtà basta, cioè, non ho parole. Vabbè, ragazzi, ciao, grazie per aver visto questo video e ci vediamo domani. Ciao amici.